Non so da dove iniziare, veramente mi sento un po' in difficoltà. Iniziamo da dove è finita, direi iniziamo da dove è finita quest'estate, penso, l'ultimo video, penso, sì, l'ultimo video è quello di un evento gastronomico a cui ho partecipato. È stato un anno intenso, veramente è iniziato in un modo ed è finito tutt'altro. Sto parlando del 2019. Ovviamente mettetevi comode perché questo sarà un video life update, ma proprio sai com'è, di quelli proprio interessanti. Però mi sembrava giusto farlo. Voglio dire innanzitutto, non so da dove iniziare veramente, ma immagino che vi dirò le cose così come mi vengono, non, proprio come se stessi raccontando un pochino quello che mi è successo negli ultimi mesi ad un'amica che non vedo da tempo. Quindi, dicevamo, vi ho lasciato che ero in cucina perché praticamente quest'estate mi sono un po' persa. Il rumore che sentite sotto la lavatrice, a posto. Dicevo, quest'estate mi sono messa un po' a lavorare in cucina. Tutto è iniziato perché mi stavo esaurendo completamente col dottorato, primavera dell'anno scorso, e stavo diventando Big Jim in palestra. Quindi avevo bisogno di trovare qualcosa che mi piacesse e che mi permettesse appunto di distrarmi un attimino da quella che era la tesi e la condizione del dottorato. E quindi praticamente mi sono iscritta a questo corso di cucina. Ma io forse ve ne ho parlato già della cucina, nel senso che è una cosa che cucinare mi è sempre piaciuto molto, ho sempre cucinato tanto, è una cosa che insomma mi rilassa tanto cucinare, mi piace tanto mangiare, mangiare bene, e quindi niente, mi sono lanciata in questo corso di cucina che mi ha permesso di lavoricchiare durante l'estate. Ma devo dire la verità, alla fine dei conti l'attività risultava un po' insostenibile per quello che mi riguarda. Diciamo che sia economicamente non mi permetteva di essere indipendente, il che è una priorità per me, è arrivata soprattutto ai 30 anni, e nello stesso tempo è uno sbatti incredibile. Quindi vi dico proprio la verità, andavo a cucinare a Pompei, che da Napoli dista circa un'oretta di macchina, e quindi dopo il servizio alle 3 del mattino tornavo io con la macchinina. Devo dire la verità che mi è servita come esperienza perché io, avendo sempre studiato nella mia vita, fortunatamente, non ho mai dovuto sporcarmi troppo le mani, e invece questa è stata un'esperienza veramente interessante e formativa, devo dire, quasi più dell'università. E niente, questo. Quindi diciamo che quest'estate, l'estate scorsa comunque, faccio questa esperienza in cucina. In autunno finisco, diciamo, chiudo completamente i miei rapporti con l'Università di Edimburgo, purtroppo per fortuna, e rimango a Napoli, infatti sono a Napoli, ma sono in una nuova casina che è la mia tana. E niente, praticamente rimango a Napoli e arrivati a settembre, quindi dopo l'estate, avevo bisogno di un lavoro che mi desse una forma di stabilità, comunque, che la cucina non prospettava, ovviamente, e quindi mi sono messa alla ricerca di un lavoro che potesse essere, diciamo, in grado di rendermi indipendente, rendermi autonoma, che era la cosa che desideravo di più in assoluto, e che mi mancava probabilmente, e nello stesso tempo che mi permettesse di restare ancora un po' a Napoli, perché il desiderio di tornare su in culo all'Europa proprio non ce l'avevo. Quindi insomma niente, quello che è successo è che a un certo punto mi sono messa e ho finalmente trovato un lavoro,
che mi rende una persona normale, con un lavoro normale, con un orario normale, in una casina normale, e sono qui dopo aver, diciamo, ristabilito un equilibrio abbastanza importante perché ho dovuto manipolare una serie di variabili, però insomma sono qui. Adesso sono responsabile didattica di un istituto Cambridge della mia città e sono molto contenta. Ho fatto le mie application, ho fatto il mio periodo di formazione, ho fatto tutto quello che dovevo fare e quindi niente, sono qui. Diciamo che questi 5 anni all'estero mi hanno ripagata in un certo senso, no? E quindi il fatto che conosco la lingua comunque in maniera molto fluente, molto fluente, si può dire molto fluente. L'italiano forse va proprio rivisto, questo è poco è sicuro, perché l'italiano andrebbe sempre rivisto un po' per tutti, una lingua talmente complessa che veramente. Però dico, conosco molto bene l'inglese, forse meglio dell'italiano, però quello che volevo dire è che sono stata appunto nell'ambito comunque della didattica, soprattutto universitaria, però per tanti anni, no? Comunque avendo lavorato in università. E quindi diciamo che rispondevo un po' ai criteri di selezione di quello che è un dirigente didattico, diciamo un responsabile didattico. E quindi sono qui. Niente, non avevo voglia di tornare in Scozia, ci sono tante cose della Scozia che mi mancano, ovviamente, perché ci sono stata 5 anni e quindi una bella fetta di vita, diciamo, tra i 25, tra i 24 e i 29, 24, 30. Quindi è stato una parentesi importante e che porterò sempre con me nel cuore e sui mobili. E quindi, per non tirarvela a lungo, alla fine questo istituto Cambridge, non solo cercava una persona che parlasse fluentemente inglese, ma cercava qualcuno che parlasse fluentemente inglese per una posizione di abbastanza prestigio, nel senso che cercavano un responsabile didattico. Io ovviamente avendo fatto il dottorato e avendo anche insegnato all'estero, no? Ci sono anche i miei video in cui insegno in classe, c'è un video in realtà in cui mi porto in classe con me a Edimburgo e comunque essendo stata appunto anche tutor all'Università di Edimburgo, conosco molto bene la didattica e quindi tutto a posto. Quindi alla fine ho fatto il mio colloquio, ho fatto il mio periodo di formazione, ho fatto la mia gavettina e adesso sono responsabile didattica di una sede, di un istituto di lingua Cambridge che ha sede appunto a Napoli. E niente. Questo, quindi diciamo che ho dovuto fermare YouTube perché mi sono persa un attimo, nel senso che quest'anno non riuscivo a capire esattamente cosa potessi fare con quello che avevo fatto, non volevo più continuare nel campo della psicologia e tutto quanto. Conoscevo molto bene l'inglese, ma non lo so, mi sentivo un po' persa proprio, demotivata, nel senso che non riuscivo a capire come potermi vendere, no? Diciamo nel mercato del lavoro napoletano, soprattutto, che non è facile. E, non è facile dappertutto, però insomma, era un po' così, no? E mi dicevo, adesso che faccio? Beh, bastato chiedere alla fine. Certo, il mio curriculum è comunque un curriculum di tutto rispetto, quindi voglio dire, per quanto è vero che
diciamo che mi sono trovata al posto giusto al momento giusto, questo sì, però ciò non toglie che comunque il mio curriculum è un curriculum di tutto rispetto che rispondeva assolutamente ai requisiti della posizione che Cambridge cercava. E quindi niente, sto lavorando, mi sono trasferita, piccolo bilocale, molto semplicemente, questo è l'angolino più carino per questo sono qua, e mi sono iniziata, insomma, da quando ho iniziato a lavorare, ho incominciato anche a sentirmi meglio. Uno perché la posizione che ricopro è di responsabilità e sono comunque la responsabile dell'andamento didattico dei giovani e diciamo dei teens, degli adulti, no? Che frequentano i corsi di inglese e che devono sostenere degli esami specifici perché magari devono andare all'estero per studiare, per lavorare, per fare un'esperienza di vita, perché hanno semplicemente bisogno di migliorare il loro inglese per un esame all'università. Insomma, seguo un po', tutti questi giovani e non giovani a inseguire un po' i loro sogni e cercare di riuscire a mandarli all'estero. E niente, un po' anche come ho fatto io, quindi conosco molto bene l'iter e adesso è sentirmi responsabile per loro, per il loro andamento e quindi successivamente per il loro successo mi emoziona, perché è una cosa che ho fatto anche io e quindi mi sento veramente utile, diciamo. E niente, questo. Quindi volevo un attimino raccontarvi quello che era successo praticamente nell'ultimo anno e penso di aver fatto una sintesi abbastanza efficiente in un quarto d'ora circa. Per quanto riguarda YouTube, vi dicevo, io diciamo che è solo negli ultimi 2 o 3 mesi, diciamo da quando ho cominciato a diventare anche a familiarizzare, diciamo, di più con il mio ruolo, quindi a capire quelli che erano un po' i miei duties, no? Tutto quello che dovevo fare, come lo dovevo fare, perché comunque ho dovuto fare un po' di formazione, un bel po' di formazione anche io, perché per quanto possa aver insegnato psicologia all'università all'estero, ma io non avevo mai insegnato la lingua inglese. Ora mi sto informando per prendere un'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, così che io possa proprio chiudere il cerchio. E niente, ho fatto la mia formazione e sono qui adesso a lavorare come una persona normale, diciamo, con un lavoro normale e al momento un tenore di vita normale, nel senso che io non ho mai avuto grandi pretese, quindi diciamo che quello che guadagno mi permette di essere autonoma, che è quello che per me conta di più in assoluto, e mi permette di avere un'indipendenza che per me era la cosa più importante, appunto. E mi permette di stare nella mia città, che dopo 5 anni di Scozia vi dico che mi sento ancora un po' combattuta, come a dire, ma allora ci siamo fermati qui. Però nello stesso tempo avevo bisogno di un momento di casa e nello stesso tempo dicevo è in realtà una posizione che non mi nascondo se nell'eventualità in un futuro prossimo, remoto che sia, mi sentirò di volermi spostare nuovamente perché magari voglio fare un'altra esperienza di vita, che lo sapete, come si dice a Napoli, io non faccio, cioè la mia testa non la faccio soffrire, nel senso che sono una persona che poi alla fine fa e si lancia, quindi se mai in un futuro dovessi pensare, ma adesso me ne vado in Spagna, oppure adesso me ne vado in America, non lo so, diciamo che lo posso fare perché comunque è una posizione che mi permette di vendermi un pochino in tutta Europa perché fondamentalmente l'inglese si studia ovunque nel mondo e quindi sono sicura che riuscirei a risultare, diciamo, spendibile bene o male in qualsiasi altra città. E quindi questo fatto di non sentirmi, diciamo, legata con delle radici che necessariamente mi tengono qui, o qui, come per dire, in qualsiasi altro posto, questo mi fa sentire un attimino meglio, perché il fatto di sentirmi incatenata, io proprio,
Mi viene il prurito. Comunque, vi volevo parlare un attimino di YouTube. YouTube, io l'ho completamente abbandonato a un certo punto perché non ero nello spirito e nella condizione emotiva proprio per trasmettere quello che a me è sempre piaciuto trasmettere nel mio canale, cioè leggerezza, serenità, tranquillità e cose insomma, no? Che permettessero di prendersi quei 10 minuti, un quarto d'ora di pausa per distrarsi un attimo e pensare a qualcosa che facesse bene a noi stesse, quindi nel mio caso magari i capelli, la cura della pelle, queste cose qua. E, però diciamo che non, proprio non mi andava, cioè non riuscivo a essere. Non sarei stata, diciamo, sincera al 100%, nel senso che io non mi sentivo spensierata tra la casa, il nuovo lavoro, e precedentemente in realtà, la confusione dentro di me riguardo quello che avrei potuto fare, che avrei voluto fare, che avrei dovuto fare, insomma, è stato veramente un periodo strano, però diciamo che mentre l'anno è iniziato che contavo di tornare ancora a Edimburgo a un certo punto, finita la tesi, è finito poi l'anno che invece sono qui, lavoro a Napoli e al momento diciamo che Edimburgo è stata una enorme parentesi, come dicevo prima. E ritornando al discorso YouTube, non me la sono sentita di registrare perché non ero dell'umore giusto. E quindi, aspettate che mi sta abbandonando il computer. E quindi dicevo che dal momento che non mi sentivo dell'umore giusto, non ero neanche proprio, cioè non mi andava, vi dico la verità. Tante di voi mi avete scritto. E se state ancora guardando questo video, io veramente vi apprezzo molto perché un altro dei motivi per cui io ho abbandonato YouTube è stato perché non mi sentivo in grado, non mi sentivo all'altezza per poter competere con tanti altri canali, nel senso che non ho l'attrezzatura. Non sono così brava, secondo me, per poter pensare di rendere YouTube la mia professione. E poi non è nata così e non ho mai pensato che potesse diventare la mia professione perché non insomma, ve ne ho già parlato di questo. Chi mi segue dall'inizio, chi mi segue da tanto, lo sa, per me YouTube non è mai stato una fonte di guadagno, è semplicemente un modo per comunicare e regalare appunto 10 minuti, un quarto d'ora di spensieratezza. Sono contenta che siate rimaste, sono veramente contenta perché non so onestamente cosa succederà a questo canale, vi dico la verità. Però di una cosa ne sono certa, dipende da voi. Nel senso che io vi dico a cuore aperto che non sono una YouTuber, non mi reputo insomma una YouTuber, non ho un drone per fare dei video fantastici, non ho la possibilità di viaggiare così spesso o di fare delle esperienze così fighe da permettere al mio canale di avere dei contenuti fighi. E sono una persona normale con un lavoro normale a cui piace prendersi cura dei propri capelli, della propria pelle e del proprio corpo in generale. E quindi ho come la sensazione di non sapere in realtà quale è il mio contributo. Però, sbattuta contro il tavolino, però se voi mi dite, guarda, a noi non ce ne frega niente di quanto sia figo il video, di quanto sia ben editato, del contenuto fantascientifico che ci puoi dare. A noi fa piacere semplicemente la tua compagnia e che torni a fare video, di qualsiasi tipo di video si tratta.
Io sono disposta a farlo, nel senso che mi sento di avere un attimo ritrovato una forma di quotidianità che mi appartiene, nel senso che il lavoro mi appaga molto e sono nuovamente indipendente e questo mi fa sentire meglio. I miei genitori sono delle persone speciali, non è che io quando dico sono indipendente perché dovevo andare via di casa il prima possibile. Sapete, a 30 anni, dopo 5 anni che sei stata da sola all'estero, tornare a casa, ogni tu nella tua stanzetta, nel tuo lettino, mi andava un po' stretta la situazione. E quindi avevo bisogno di ritrovare un po' la mia dimensione, la mia individualità, il mio tempo libero, il mio lavoro, le mie cose, no? E quindi adesso che diciamo che si è restaurato un pochino, restaurato, che ho trovato un po', ho ritrovato un po' un equilibrio, diciamo, devo dire che mi sento emotivamente pronta per tornare a trasmettere un po' di cose carine. Però tutto dipenderà da voi, dico la verità, perché se io noto che ho un feedback, diciamo, positivo da parte vostra, che mi aspetto tra l'altro, perché mi avete scritto veramente in tantissime, ma quando torni, quando torni, quando torni, eccomi qua, sono tornata con le mie zampe di gallina, senza Botox, col mio mascara, il mio correttore, ed è zip. Quindi niente, se vi sta bene, insomma, la mia semplicità e la mia spontaneità, io sono qui. E questo. Niente, io volevo semplicemente aggiornarvi perché mi sembrava giusto farlo. E questo è quanto. Leggerò tutti i vostri commenti, leggerò tutti i vostri messaggi, quindi soprattutto dopo la pubblicazione di questo video, perché mi devo rendere conto se posso riprendere a registrare, oppure se mi dite no, Armi, fai una cosa, lascia sta, pensa alla tua vita e vai avanti. Quindi sì, insomma, cercherò di rendermi un attimino conto. E questo è quanto. Fa veramente strano, non vorrei lasciare adesso questo video, però devo, perché altrimenti mi annoio. Quindi noi ci vediamo magari al prossimo video. Vi mando un bacio fortissimo. Ciao!